Ragazzi, oggi smontiamo il motore di un jet surf e iniziamo il tutto da disassemblare tutti i componenti legati per poter estrarre il motore facilmente. Vi consiglio sempre di togliere tutte le viti che svitate in modo da evitare che cadano essi stessi. Svitiamo il bloccaggio dell'asse. E svitiamo il collegamento. Dopodiché prendiamo e lo sfiliamo fuori, così il motore gira liberamente. Togliamo il cavo della massa, la centralina, in questo caso quando di evitare di perderlo lo riavvichiamo. Dopodiché estraiamo il cavo del motorino di avviamento facendo pressione su questa leva. Dopo dobbiamo togliere tutti i tubi. Del raffreddamento prendiamo una forbice, tolto. Qui dobbiamo fare una pressione con le dita, quindi tiriamo dentro, espelliamo e la maggior parte di collegamenti abbiamo fatto. La candela è da svitare, in questo caso è già svitata, perché logicamente con la candela sarà molto molto più difficile. Togliere il motore dal vano. Adesso dobbiamo svitare i quattro punti di ancoraggio del motore. Per svitare ci servirà una chiave a 10, e svitiamo la parte, diciamo, posteriore del motore, così ci sarà molto più semplice da toglierlo. Purtroppo lo spazio è un po' limitato, però ok, uno svitato. Procediamo con la seconda parte. Anche questo abbiamo fatto. Dopo, con una chiave esagonale, svitiamo l'ancoraggio anteriore del motore, così da poter estrarlo con abbastanza facilità. Gli attrezzi che servono sono davvero minimi. Dopo facciamo anche la lista. Questa è l'altra vite, poi l'ultima si trova lì ed è quella un po' più scomoda di tutte. Infatti forse
conviene utilizzare. Questo tipo di chiave, vediamo se riusciamo. Muofisi. Gianica. Strani? Yes, yes. Questo è il mio video. Ricordatevi di levare il cavo del gas, che si fa soltanto con giro di piatto. Togliete il gancetto con attenzione e svitiamo il bloccaggio del cavo, che è questo qui. Dopodiché, con attenzione, stiamo il cavo. In queste condizioni il motore è smontato. Per togliere il motore dal vano è un pochettino complicato. Praticamente c'è da spostarlo verso l'esterno più possibile, dopodiché togliamo gli spessori, così non ce li perdiamo. Dopodiché portiamo il motore sopra, lo incliniamo leggermente, cerchiamo abbastanza furba. Ci dovrebbe permettere di estrarre il motore con più facilità. E in
in effetti è così. Facciamo attenzione. Adesso il motore è fuori.